Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati su un nuovo video di Minecraft, signori. Siamo nello stesso punto dove siamo lasciati ieri, alle spalle abbiamo la magione che abbiamo trovato grazie alla nostra mitica mappa, che dovremmo un attimino anche andare a completare tutta perché per ora non l'abbiamo esplorata tutta, quindi dovremmo anche esplorarla tutta a fine di esplorazione della magione, così quando l'attacchiamo nel nostro bellissimo quadretto avremo la mappa completa e non come quella cagata che abbiamo fatto con il desert, con il monumento marino. Signori, prima di partire col video, mentre c'è quello zombie che ci guarda attraverso la finestra, io vi ringrazio intanto per i like, per i commenti precedenti e per il supporto che date a serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Io, signori, ci sto provando, portando ogni giorno un video e programmando anche un futuro, una nuova serie di FIFA, che non si chiama più FIFA, ma ha cambiato nome, signori, ma vedremo di portarla e giocarci assieme. Una bella carriera allenatore, però dico, il vostro supporto è fondamentale per riuscire in questa impresa, signori. 2000 iscritti sarebbero un bel punto di partenza, non d'arrivo, però senza il vostro sostegno non andiamo molto, molto avanti, signori. Ok, detto questo, iniziamo, signori. Iniziamo l'esplorazione della magione. Io già sento, ecco, vedete lì cosa c'è? Lì dietro quella finestra ci sono personaggi che a me non piacciono tantissimo. Ecco, quelli lì sono quelli con l'accetta. Sì, decisamente sì. Che noi volendo potremmo. È che questi qua ti danno lo smeraldo. Il problema è questo, capisci? Perché noi potremmo, da bravi Legolas, ucciderli così. Oh, che cosa carina. Mi dispiace, l'abbiamo ammazzato. Il problema è che lui mi ha dato un'accetta. Dentro, secondo me, c'è qualcun altro che ci aspetta male, signori. State tranquilli che dentro ci sarà qualcun altro che ci aspetta male. Se io ora rompo questo blocco per vedere, per prendermi lo smeraldo e l'accetta, state tranquilli che tra un poco esce qualcuno. Ma no, mettiamo un blocco e siamo pure tranquilli. Il primo l'abbiamo ammazzato, signori. E siamo soddisfatti di questa cosa. Ora, dobbiamo cercare dov'è l'entrata, perché io voglio entrare in maniera giusta. Voglio entrare come entrerebbero le persone famose, le persone importanti, signori. Voglio entrare come entrerebbero le persone importanti. Tutto questo sta calando la notte. Abbiamo tirato una ginocchiata che ce la ricorderemo per tutta la vita. Qua vedo del movimento, secondo me. Allora, intanto spada in mano. Noi non abbiamo lo scudo. Questa è una cosa gravissima. Non abbiamo lo scudo, però stiamo per entrare, signori, sì. Che cazzo? Zarola, però guardate come l'ha fatta spunare. Cioè, l'entrata principale c'ha davanti il muro. Ma è mai possibile? Un po' di organizzazione. Mannaggia. Scheletro contro scheletro. Allora, quello l'abbiamo preso. Questo lo pigliamo così. Quello mi ha visto male. Che cosa c'è? La riunione degli scheletri. Dove stai, zio? Ok. Siamo già messi. Ma già abbiamo perso una cosciotta per affrontare tre scheletri. Ottimo. Allora, torce in mano, mi raccomando. Le torce non si possono mettere sui tappetini. Buono, ricordiamocelo. Allora, io direi di iniziare con la bonifica della parte giù. Ai ai. Allora, questi lag non devono succedere perché diventa molto pericoloso. Diventa molto pericoloso. Se lagga così, diventa molto pericoloso. Allora, andiamo a destra. Calma e sangue freddo, signori. Calma e sangue freddo. Non ci muoviamo più. Calma e sangue freddo, signori. Calma e sangue freddo. Un passettino alla volta con molta. Ecco, già vedete. Troppi rumori che non mi piacciono. Troppi rumori che non mi piacciono. Ecco, quello è un tizio brutto. Quello è un tizio brutto che però possiamo tranquillamente affrontare da lontano. Dai, è così. Ok, lui non ci caga di striscio. Lui sente le frecce arrivare, ma non ci caga di striscio. Cortesemente, spada in mano. Ok, questa è una zona bonificata. Zona tranquilla, signori. Zona libera, zona libera.
calma. Sento i peggio mostri, signori, sento i peggio mostri e mi sto cagando in mano. Là c'è uno scheletro, affrontiamolo con calma. Lui non ci ha visti e noi lo eliminiamo così in tutto silenzio. No, che cazzo lo fai, cretino? Metti una luce, ok. Qui c'è un circuito di redstone. Perché ho paura di entrare qua dentro, signore? Perché? Perché ho paura di entrare qua dentro? Ci sono anche rumori bruttissimi. C'è un calderone. A casa nostra calderone non abbiamo. Questi sono tappetini. Sì. Ok. Niente. Tutto tranquillo. Altra zona bonificata, signori. Altra zona bonificata. E da questa parte c'era qualcosa? No. Io continuo a sentire. Qui c'è un'altra stanza molto buia, molto brutta, che non ci piace per niente. Torcia tecnico-tattica. Ok. Tante celle che mi sanno proprio. Ciao amici! Che carini! Abbiamo beccato due di quelli là che ci seguono in eterno. Voi mi seguirete in eterno, signori miei. Se non vi ammazza qualcuno prima, voi mi seguirete in eterno. Vi abbiamo liberati. No, ma quanti ce n'è? Ma ce n'è un macello. Ma ce n'è un macello, signori. Aspettate, se io vi do un blocco l'uno. No, se io vi do un blocco l'uno, voi mi seguite per l'eternità, non è vero? Mi dovrebbero seguire per l'eternità. Mannaggia a voi, vi sto dando i blocchi, brutti cretini. No, niente, volevano essere liberati, se stanno a fare i fatti loro. Va bene, liberiamo pure questi, che ce ne saranno altri due. Mamma mia, spettacolo! C'è una macella, come si chiamano questi cosi? Non mi ricordo come cazzo la si chiamano, qua ce n'è altri. Va bene. Che cosa carina, che cosa simpatica. Mi state fermi da qualche parte che vedo di fare la copertina? Scusate, posso avere un attimo la vostra partecipazione? Ecco, va bene, mi basta questo per fare la copertina. Bello così, cogli a lei, a lui, a lui. Come cazzo la si chiamano queste cose? Eccola la copertina che volevo. Gli allellallai, gli allellallai. Bene, gli allellallai ce l'abbiamo, signori. Bene, ci servono qualcosa? Assolutamente un cazzo. Però va bene, ok, calma. Torniamo con la spada in mano, grazie. Aia, aia, maledetto bastardo che non sei altro. Questo mi ha attaccato alle spalle. Grazie per lo smeraldo, amico mio. Gentilissimo. Bastardo, dove cazzo non è uscito? Secondo me al piano di sopra c'è il delirio, signori. Al piano di sopra, secondo me, c'è il delirio. E anche qui, secondo me, non si scherza. Oh, ok. Ok, torcia 1, torcia 2. Ok, se non sbaglio, dietro sto coso dovrebbe esserci qualcosa. Se io non ricordo male. Se io non ricordo male, dietro sto coso dovrebbe essere. Mi ha preso la lana colorata. Mi ha fatto l'obiettivo della lana. C'è qualcosa? Assolutamente un cazzo. E poi ricordavo che doveva esserci qualcosa. Non c'è niente. Va bene, va bene. Mezza parola. Non vi preoccupate. Richiudiamo così un po' la nostra maniera. Ecco, non è più un pillager con il naso più piccolo. Va bene. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Non ci creiamo di queste paure, di queste attenzioni. Allora, stiamo calmi. Allora, abbiamo là una stanza buia. Di qua un corridoio ancora più buio. Ok, andiamo di qua. Salve. Altre stanze vuote. Altri, non mi dica che ci stanno ancora queste cose che volano. Mamma mia, ma quante ne abbiamo trovate, signori? Ma poi. Stai lontano. Stai assolutamente lontano da me, brutto zoticone che non sei altro. Calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo, signori. Calma e sangue freddo. Bonifichiamo la zona. Ma questi non mi dovrebbero seguire. Mannaggia a voi che non ve lo dice pure. No, non mi seguono. Non c'hanno voglia. Non gli interessa. Non gli interessa. Tu mi vuoi seguire? Ti do i blocchetti di terra. Mi seguite?
No, non gliene frega un cazzo proprio. Detto in maniera proprio sporca, sporca, sporca. Queste le liberiamo pure. Queste le liberiamo pure. E aia! Signori, abbiamo un problema. Da dove cazzo non arrivano? Mannaggia a voi a chi non ve lo dice pure. Porca di una miseria ubriaca. Oh. Bonifichiamo la zona. Bonifichiamo qui. Io li sento, li sento io, li sentite anche voi, ne sono sicuro. Ma non saranno tutti al piano di sopra che mi aspettano per uccidermi e farmi la festa. Ma noi non abbiamo paura di nessuno, signori. Non abbiamo assolutamente paura di nessuno. Stiamo riempendo una magione di sti esserini volanti. Mi sono rotto un po' le palle di liberarli tutti, signori. Li continueremo a liberare dopo. Tra l'altro, neanche mi seguono. Fanno un po' il cazzo che vogliono, quindi diciamo che non sono molto utili all'obiettivo. Non sono molto utili all'obiettivo. Allora, calma, calma. Qui vedo una zona buia. Mettiamo un po' di torce. Qui leviamo un tappetino e mettiamo una torcia. Qui non c'è assolutamente nulla. E questa cosa non ci. La volevi nascondere, brutto bastardo! Per metterci dentro cosa? Cacate? Ma che cos'è? Guarda, mi prendo giusto giusto la polvere da spada che mi può servire per i razzi che non faremo mai. Vabbè, mi prendo tutto, dai. La cotta di maglia, un secchiello che può tornare utile. Il resto te lo lascio lì che non me ne faccio assolutamente nulla. Qua li abbiamo lasciati bloccati dentro le celle, ma mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Ho visto tanti scheletri e tanti ragni. Pensavo ci fossero solamente cose, invece. C'è il delirio qua dentro. C'era una festa e non lo sapevo. Questi si stanno ammazzando a vicenda, va bene. Dov'è lo scheletro? Mannaggia a te, muori. Ok, torcia e siamo tutti contenti. Ok. E queste li abbiamo un attimino sistemati. Ci sono altre zone con i mostri? Penso di sì. Tu devi morire pure. Ok. C'è qualcun altro qua dentro che vuole morire? Sì, tu. Tu hai vinto il premio, ti ammazzo subito. Ok, calma e sangue freddo. Qui ci sono altri mostri. Bene, dai, dai così. Facciamo un po' di bonifica, signori, che mi si stanno portando le orecchie. Tu levati da davanti a me. Se questi cosi mi camminano davanti, io li ammazzo con gli zombie. C'è qualcun altro? Qualche altro rave? Fanno un verso di come qualcuno che si sta facendo la cacca addosso, signori. Fanno questo verso, che si sforzano tutti per fare la cacca. E invece non devono fare la cacca. Allora, diciamo che questa prima parte qua sotto l'abbiamo bonificata tutta, signori. Qui c'è un poco di. Qui non c'eravamo entrati. Che è il grano? Vabbè, glielo lasciamo stare a loro bello tranquillo. Il grano non ci interessa più di tanto. E di qua è la parte iniziale da dove avevamo iniziato. E poi c'è il piano di sotto. Ci rimane semplicemente un'altra stanza da controllare qui che abbiamo un attimino lasciato. Signori, se nei commenti scrivetemi come faccio. Guardalo con le sue braccia belle conserte che ci aspetta e la sua accetta in mano. Maledetto bastardo, devi morire. Ok, ci ha droppato tanti begli smeraldi. Siamo contenti di questo. Bonifichiamo questa zona. Ok, questo non lo rompiamo. Signori, questo lo lasciamo sano. Vediamo se per caso di fronte ci sta qualche bella cassa? No, non ci sta nulla. Dicevo nei commenti, lo ripeterò anche domani nel prossimo video, e ditemi come faccio a portarmeli dietro questi di qua, signori. Come faccio a conquistare la loro fiducia e a farmi seguire? Perché riesco a portarmi tutti quanti a casa, sei spettacolare. Cioè, ci divertiamo con tutti questi qua nell'isola volante. Cioè, viene fuori una cosa troppo carina, troppo, troppo, troppo simpatica. Che serve a qualcosa? No. Però ce li portiamo dietro. Là ci sono casse, signori. Là intravedo casse. Là intravedo casse. Tant'è vero che il gioco si sta anche lui eccitando. Eccitando perché mi sta laggando in una maniera impressionante. Mi ridai le torce, grazie. Allora, là c'è uno scheletro. Noi mettiamo una torcia qui che dovrebbe fare della luce. Oh, ho un po' di troppa confusione per i miei gusti. Sì, però se tu mi laghi mentre questi mi stanno attaccando male. Io poi muoio. E se poi io muoio, mi posso incacchiare. Ora, questo me lo ritrovo addosso. Ora, tu vedi come questo me lo ritrovo addosso. Ok. No, 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 no. Attenzione, attenzione. No, no, no.
Ok, signori, c'è stata una laggata terribile. Mi sono ritrovato con 4 cuori e mezzo. Stavamo per morire male. Per fortuna siamo riusciti a scappare. E mangiando ci siamo un attimino. Abbiamo un attimino ristabilito le forze. E siamo un attimino tornati in noi, decisamente sì. Ora, avevamo uno di quelli con l'accetta che ci stava a seguire e anche degli scheletri. Quindi, con calma, riaffrontiamo tutto quanto. Allora, là c'è quello, lo scheletro numero 1 che eliminiamo male. Erano 3 gli scheletri, mannaggia loro, brutti bastardi. In tutto questo non so dove sia quello con l'accetta. Quindi dovremmo anche un attimino trovare poi quello con l'accetta. Mi dispiace per quell'alloy che a lei, per quell'aglio che forse morirà. Allora, c'è adesso un altro scheletro qua dietro, sicuro. Detto signori, perché dobbiamo trovare. Ah, mi ridai un attimino la spada, grazie. Allora, abbiamo uno scheletro che è ancora libero in movimentazione e un cazzarola di uomo con l'accetta che dobbiamo eliminare per forza, signori. Dobbiamo eliminarli prima che loro ci possano fare nuovamente male, come stavano facendo poc'anzi. Solo che non so dove sia finito l'uomo con l'accetta. Ma cazzo non è finito l'uomo con l'accetta, signori? Là c'è uno zombie. Vabbè, lo zombie l'hanno messo tanto per partecipare. Là c'è un altro zombie che ci sta raggiungendo. Ok, benvenuto anche a te. Torcia tecnico-tattica. Scalinata che non porta a nulla. Questi sono dei cazzarola di slab. Riesci a mettermi una cazzarola di torcia? Sì, che cazzarola è sto coso? Uno stendardo. Ci facciamo niente con lo stendardo? No. Dietro c'è qualcosa di interessante? Una cesta? Sì, c'è sta cesta, signori. Cesta nascosta per noi che ci porta un disco. E il disco mi piace. La polvere da sparo ce la prendiamo pure. Le semi di zucca ce l'abbiamo. Cosa possiamo abbandonare? Quest'arco che non ci serve. La lana nera che non ci serve. Questi pezzettini di muretti. Queste cose di qua le abbandoniamo che non ci servono. Direi che va bene così. Signori, allora io quasi quasi per questo video mi fermo qui. Qui ci sono tante ceste, ma mi sa che dentro queste ceste non troveremo un piffero di nulla. Penso io, e infatti è confermato. Ce le potremmo portare a casa, attenzione. Questa potrebbe essere una bella idea. Ce le potremmo portare a casa per il nostro magazzino, che secondo me non sarebbe male come cosa. Però non, no, 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 no. Per questo in questa zona non c'è nulla di interessante. Può essere che magari una di queste sia vera, una di queste ceste sia vera. Oh, abbiamo finito le torce, signori. Piccolo problema tecnico-tattico, facciamoci una caterva di torce al volo, come se non ci fosse un domani, va bene, tanto gli stecchettini ce l'abbiamo, il carbone pure, e va bene, torcia qui, altra zona messa in sicurezza. Va bene, signori, detto questo, io per questo video mi fermo qui. Continueremo domani con l'esplorazione della Magione per cercare di conquistarla e liberarla da tutti quanti i mostri. Sto cercando di arrivare dove c'è la scalinata d'entrata, così chiudiamo il video lì e da domani, riprenderemo con la parte alta e cercheremo di salire la conquista di questa zona qua. Detto questo, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!